Ciao a tutti, bentrovati a questo secondo incontro, seconda proposta formativa, nella quale siamo accompagnati dalla scheda blu, dalla seconda scheda del percorso blu. Battezzati missionari fin da piccoli, questo è il titolo di questa seconda scheda. Stiamo vivendo gli ultimi giorni dell'Avvento. Tra pochissimo sarà Natale. E Natale è la festa della vita. Ogni vita è nascita, ogni nascita è inizio e ogni inizio porta con sé un bellissimo carico di speranze, di attese, di sogni. E ogni nuovo inizio fonda le sue radici in una vocazione, in una chiamata. Missione, vocazione, inizio si fondono e trovano diverse esplicitazioni per questo tempo che stiamo vivendo. Andiamo con un po' di calma. Incarnazione. Sono delle parole che tornano spesso anche nella parola di Dio che la liturgia ci regala in questo tempo. Appunto, incarnazione. Cioè, battezzati per starci dentro. Questo potrebbe essere un po' uno slogan che parla di incarnazione. Battezzati per starci dentro, questa è la vocazione del cristiano, cioè l'essere radicato da cristiano, da testimone del regno nella storia, nella propria storia, nel proprio contesto, senza perdere di vista però il resto che è un po' più lontano da noi. Se la fede non è radicata, se non è incarnata, cioè se non prende carne, non è fede. E questo, se ci pensiamo, è esattamente ciò che ha vissuto Gesù stesso nel mistero del Natale, nell'incarnazione attraverso il grembo di Maria. Infanzia può segnare, può dire, può essere un sinonimo di inizio. Fin dal nostro battesimo noi abbiamo stampato nel nostro codice del DNA la nostra vocazione missionaria. Io sfido chiunque a non ricordare almeno un passaggio in cui il Papa ha detto: siamo cristiani, siamo, la nostra vocazione cristiana ci appartiene dal battesimo. Cioè, essere missionari nel senso dell'essere portatori del messaggio del regno e del suo annuncio non arriva a un certo punto della nostra vita, quando siamo pronti, quando ce la sentiamo, quando è il momento opportuno. Non è legato a una particolare ricorrenza, è un bagaglio che fa parte di noi, fin dall'inizio appunto, fin dall'infanzia. Altro discorso è quello del riconoscere questo dono ricevuto e del farlo fruttificare. Credo che sia proprio in quest'ottica che si colloca anche la giornata dell'infanzia missionaria, che tra pochi giorni noi saremo chiamati a vivere, a celebrare. Il 6 di gennaio, appunto. È interessante l'intuizione attraverso la quale nasce questa giornata, che è una giornata legata alla Pontificia Opera Missionaria, quindi una giornata che interessa tutto il mondo. Il Vescovo di Nancy, quando coniò questa frase, questo slogan, i bambini aiutano i bambini, ha rimotivato il valore della vocazione missionaria a partire da un riconoscimento che avviene dall'inizio della nostra vita. Ha invitato cioè i piccoli, più piccoli della sua diocesi, a una preghiera e a una piccola offerta quotidiana per i bimbi cinesi. Dall'inizio missionari, fin da piccoli missionari. Un'altra parola che ci deve un po' accompagnare è la parola Chiesa. È strano che in una scheda, che è quella che ci accompagna al Natale, abbiamo scelto di riportare come brano della parola di Dio il testo di Atti che racconta della Chiesa nata a seguito della diaspora per la persecuzione di Stefano. A seguito del martirio di Stefano, i credenti si disperdono, dice la parola di Dio,
quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fin nella Fenicia, a Ciro e ad Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei, ma alcuni di loro, cittadini di Cipro e Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, quindi ai non giudei. Il martirio di Stefano è un inizio, una vita nuova, l'inizio della Chiesa, potremmo dire. Dall'annuncio della buona notizia e dalla persecuzione efferata nei confronti di Stefano nasce una vita nuova, la vita della Chiesa. Ultima parola, ultima specificazione, la parola piccoli. A spiegazione di questa parola possiamo inserire diversi significati. Si parla di piccoli dal punto di vista anagrafico, ma si parla di piccoli riferendosi anche a coloro che sono all'inizio di un nuovo cammino. La cosa bella è che la condizione di piccolezza la si può, anzi, la dobbiamo sperimentare sempre, la dobbiamo fare nostra, perché è facendo continuamente memoria dell'inizio della nostra vocazione e del nostro battesimo che ci sarà possibile recuperare continuamente la freschezza dell'entusiasmo che non può mancare nel nostro essere gruppo missionario. Eccoci ora alla parte concreta di confronto dopo aver ascoltato gli approfondimenti proposti da Franca sulla parola di Dio e su altri contenuti. La prima provocazione che ci arriva è sotto forma di alcune domande. Fra le 5 domande che vi proponiamo, vi chiediamo di sceglierne una o due come gruppo. Provate a rispondere personalmente con un po' di tempo e poi condividete le risposte che avete dato. Dalle risposte che emergono potete avviare un confronto e trovare punti in comune oppure punti che altri componenti del gruppo vi regalano, diversi punti di vista magari sugli stessi contenuti. Un altro aspetto importante della scheda è rappresentato ancora una volta da una testimonianza molto intensa di una famiglia composta da papà, mamma e 3 bambini che hanno vissuto un'esperienza di oltre 3 anni in Bolivia come famiglia missionaria Fidei Donum. Un suggerimento che vi diamo è quello di leggere attentamente le 2 pagine di testimonianza, una testimonianza molto ricca che regala spunti molto interessanti, e ancora una volta provate a sottolineare quei passaggi che vi provocano più di altri e condividerli con il gruppo. Ancora una volta il gruppo è uno strumento prezioso per aumentare la consapevolezza magari di quello che stiamo leggendo, avere ancora una volta diversi punti di vista sulla stessa storia. Ci sono 2 passaggi interessanti della testimonianza della famiglia Restelli. Uno ci è dato dalla dimensione delle priorità. Loro ci raccontano come l'esperienza di missione abbia ridefinito le loro priorità come persone e come famiglia. E questo è un primo suggerimento che vi diamo, quello cioè di provare a definire quali sono le vostre priorità. Pensate alla gestione della vostra settimana, della vostra giornata, come singoli, come famiglie, provate a farvi un elenco di quali sono le priorità, le attenzioni a cui per cui voi è importante porre attenzione. Un secondo aspetto ci viene dato dalla parola provvidenza. Molte volte chi vive un'esperienza di missione di fronte a grosse problematiche che sembrano non avere una soluzione, davvero la provvidenza arriva in aiuto così quasi in maniera inaspettata. Un'altra richiesta che vi facciamo è quella di osservare un po' la vostra quotidianità e vedere se riuscite a scorgere i segni della provvidenza, soprattutto in questo periodo difficile per molti, dove sembra quasi che la speranza lasci spazio allo sconforto. No, è necessario ritrovare nuovamente segni di speranza e segni di provvidenza. Un ultimo suggerimento che vediamo, oltre agli strumenti che vi abbiamo indicato come film, canzoni e testi, che vi chiediamo magari di approfondire, è quello di provare a dare uno sguardo al film di Salgado, Il sale della terra, un film molto intenso con una fotografia incredibile che ci dà davvero uno sguardo interessante su alcuni aspetti del mondo. E di nuovo vi facciamo un buon lavoro e buone feste.